quando finirà questa quarantena. Cosa resterà di questa quarantena? È stato pesante, diciamo, all'inizio. E proprio all'inizio passavo delle giornate intere a dormire, pensando di vivere un incubo, ma dopo ci si adatta, ci si adegua. Poi io ho vissuto una convalescenza molto più dura di questa, perché quando sono stato ricoverato in ospedale che avevo un'infezione alla gamba, da quando mi hanno dimesso prima di tornare al lavoro ho dovuto fare un periodo di convalescenza e quello è stato il periodo più duro. E quindi questa quarantena alla fine mi fa un po' solletico, nel senso che stiamo a casa, però stiamo riscoprendo anche il bello di stare a casa. Vi spaventa un po' questo virus? A me no. Io combatto, però resto qui a casa. Eccoci. Adesso ti faccio vedere cosa stanno facendo. Finalmente abbiamo trovato la base bianca e adesso si è dato al 2000 pezzi. Ciao Roby. Christian oggi ha perso a carte, quindi stasera tocca a me. Toccherà fare e disfare la lavastoviglie. Ciao amico. Stai pelando le patate. E aiuta Mauri. Ciao. Loro sono Christian, Mirko, Roberto, Alessandro e Marco, coinquilini in due degli appartamenti di Bologna gestiti dalla Fondazione Dopo di Noi, nata nel 2002 su iniziativa di alcuni genitori di persone con disabilità per dare una risposta alla loro preoccupazione più grande. Cosa sarà di nostro figlio dopo di noi? Qui siamo nel salotto, qui c'è il nostro divano, qui c'è il televisore. Ecco, questa è la mia stanza. Quando sono venuto ad abitare qui avevo fatto richiesta a Tiziano di avere una camera singola, perché quando stavo nella struttura pubblica c'era il mio compagno di stanza che voleva andare a letto alle 11 e io invece volevo stare sveglio e tutte le volte c'era sempre questa sovrintenzione. Qui invece abbiamo la cucina. Anche in queste settimane così particolari continuano a convivere in autonomia, restando a casa, come tutti, senza poter andare a lavoro, fatta eccezione per Marco, che lavora 4 ore al giorno in un supermercato, e sentendo i propri familiari solo al telefono o in videochiamata. C'è voglia di rivederlo fisicamente, tuo fratello? Sì, ma poi rivederlo. I miei nipoti, è la mia famiglia. Noi ci scriviamo dei messaggi, quindi con mia mamma, con le mie sorelle, quindi siamo in contatto comunque, anche se purtroppo per via del coronavirus non è possibile andare a trovare. E voi siete preoccupati per loro? Più che altro è che quando hai due genitori anziani, ecco, per loro è un dramma nel dramma, nel senso che già l'anziano vive il problema della solitudine e secondo me il coronavirus ha accentuato ancora molto di più questa cosa. Insieme a loro, come sempre, ci sono praticamente ogni giorno gli educatori della fondazione, come Federico e Francesca, che continuano ad andarli a trovare quasi quotidianamente, ma con le dovute precauzioni. Qual è adesso la difficoltà di continuare a fare quello che fate in questa situazione? Mantenere la normalità dei ragazzi, perché in momenti così complessi, se perdiamo la normalità della quotidianità, quel poco che si può mantenere è un tracollo. Ti manca, Mirko, andare a lavorare? Sì, un casino. Ditemi un po' come la state passando questi giorni. Giochiamo alla Wii, giochiamo a uno, giochiamo con le carte, facciamo i mandala. Questi sono i disegni di mandala. Ci faccio vedere una o due pagine che possiamo andare fuori qua sotto, c'è un piccolo giardino, andiamo lì 15 minuti e andiamo su. C'è una nuova quotidianità? Quindi pulire, igienizzare tutto come se la nostra casa fosse un ospedale. Noi però speriamo che questa quarantena finisca presto e possiamo tornare alla vita possibilmente normale, perché non si sa se e quando si tornerà. Spero ad abbracciarsi, a baciarsi, ad avere un contatto fisico diretto con le persone, cosa che adesso purtroppo ci viene vietata. E noi disabili siamo delle persone molto fisiche, abbiamo molto contatto fisico con gli altri e insomma in questo senso stiamo vivendo una situazione in costruzione. So, se ho delle camicie da stirare o delle volte anche leggo.
ho più tempo per leggere, ecco. Comunque in qualche modo ce la passiamo. Che idea vi siete fatte allora di questa situazione, di questo coronavirus? Essere attenti, lavare le mani, sapone e l'acqua, non solo le mani, anche la faccia. Salutite, come si salutisce? Bravo. Teniamo duro, se il virus è resistente, siamo resistenti anche noi e speriamo di tornare presto alla una vita che sia più possibile normale. Anche se purtroppo per via di questo virus ritengo che non, niente sarà più come prima. Christian, qual è la prima cosa che farai quando sarà tutto finito? Ecco, le prime cose, ora io subito gran caffè al bar. Io. Io abbraccio mio babbo, insomma. Io mio babbo lo abbraccio subito. Sicuramente andare a vedere le partite della Juventus. Di solito vado a vederle o all'Old Bridge o all'Irish Pub. Ah, quindi vai al pub? Sì, sì. Mi piace moltissimo, è un momento di aggregazione importante, e ci sono tanti tifosi con me e si respira tutta un'altra atmosfera rispetto a quando vado in casa che li guardi magari il televisore da solo. Loro non lo ammettono perché sono timidi, ma erano fuori quasi tutte le sere, tutti i pomeriggi. Qui di fianco ci sono delle ragazze come noi e ogni tanto ci facevano delle uscite, insomma. L'ultima cosa che abbiamo fatto con le ragazze è stata una pizzata qui da noi, sì. E Federico ha fatto l'impasto e poi l'ha mangiata. Sì. Sì. Insomma, stare in compagnia aiuta. Sì, per me aiuta. Sì, un po'. Come un po'? Ma che ti sei fatto? No, mi sono grattato con quel pelapatate. Quel foglio che avete messo dietro l'avete fatto voi? Sì, l'ho fatto io. Andrà tutto bene, secondo me sì. Siamo convinti e andrà tutto benissimo. Penso positivo, io sono convinto che questa situazione finirà e quando finirà faremo tutti una grande festa, ci potremo riabbracciare, ci potremo risalutare baciandoci come si faceva prima e insomma. Sta giocata per fuori per coronavirus. Mi piace chi contenta, chi non può. Di forza ragazzi che prima o poi finirà e riprenderemo la normalità, spero. Ciao. Ciao. Ciao.